Sigurdsson, sembrato l'anello debole della difesa fino a questo punto, molto giovane in nazionale under 21. Anderson alla battuta, non va quindi Chamberlain come sui calci d'angolo con il destro, ma Jordan Anderson. Dawson e Kelly al limite dell'area, dentro i due attaccanti Ameobi e Sordell. Low al limite, chiama lo schema Jordan Anderson, pallone battuto su Jordan Anderson, se l'era perso Paulson, sono anche strattonati a dire il vero i due. Anderson, Sordell, McEachran, Chamberlain, rientra su Johnson, si appoggia a McEachran, Lowe, Klein, passo centrale per Oxley Chamberlain, cerca il guizzo, Chamberlain che salta, però pretende troppo, almeno in questo caso, già esordito in campionato nella sfortunata vittoria con lo United, Oxley Chamberlain, una sfortunata sconfitta, perdono, 8-2 con lo United dell'Arsenal. Sia perché deve abbandonare il campo, peccato, un brutto fallo davvero di Paulson. E dunque è costretto Pierce al secondo cambio obbligato, almeno così credo, perché non mi pare che Adam Smith sia in condizione per riprendere a giocare. Punizione per l'Inghilterra, batte Anderson, anticipato under 21. L'Islanda ha provato a impostare la partita in fase difensiva, a ripartire in velocità, ha creato dei pericoli, dunque sarà un secondo tempo assolutamente vivo. L'Inghilterra al momento 4 partite, 4 vittorie, ora un piccolo break e poi di nuovo qui per i 45 finali, Inghilterra-Islanda. Inghilterra che gioca col lutto al braccio per ricordare i caduti nelle due guerre mondiali.